Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti ad un nuovo video che questa volta ho deciso di dedicare all'apertura di una delle nuovissime e bellissime bamboline Airdorables. Ho iniziato a vedere delle immagini di queste bamboline su Instagram e le ho trovate da subito meravigliose e me ne sono letteralmente innamorata. Caratterizzate, come ci dice il nome, Airdorables, da capelli meravigliosi, colorati, vaporosi, morbidissimi, con tantissime acconciature diverse. Comunque, quando le ho viste dalle foto, pensavo si potessero scegliere, invece sono confezionate così. Vi faccio vedere la scatola. E quindi si trovano in queste scatole a sorpresa. Speriamo di essere fortunati trovando una bambolina che mi piace. In Italia ho guardato un po' in internet, non si trovano ancora, infatti io l'ho comprata su Amazon UK al prezzo di 15 sterline, che corrispondono un po' sui 17-18 euro. Vi mostro da vicino la scatola, che come vi ho detto è molto grande, ma abbastanza leggera, che è tutta sulla tonalità del lilla, del viola. Qui sopra c'è il nome Airdorables con i colori dell'arcobaleno, bellissimo, qui c'è un pettine, che è l'insieme, è un gioco di parole tra hair, quindi capelli, e adorabili. Qui davanti, bella in grande, che occupa quasi tutta la scatola, c'è questa bambolina e che ci fa vedere che all'interno c'è appunto una bambola a sorpresa, e in totale sono 36 bambole tutte da collezionare. Qui sopra ci dice che all'interno ci sono ben 11 sorprese, quindi tantissime. Guardate la scatola, secondo me è un tablet impostato su un video di YouTube. Qua la fotocamera a forma di cuoricino. Qui ci dice che è la serie numero 1. Girando la scatola lateralmente, guardate quanto è bella, quanti colori, e ci mostra alcune di queste splendide bamboline, alcune ispirate agli unicorni, bellissima, altre un po' intellettuali ma con i capelli un po' che ricordano l'arcobaleno, altre rock, troppo simpatica, e altre molto romantiche con questo fiore. Qui accanto, invece, sull'altro lato della scatola, ci racconta un po' la storia di queste bamboline. Incontra Noah, non so bene la pronuncia, e le altre Airdorables. Noah, comunque, è proprio la bambolina qui sotto che diciamo che è un po' la protagonista. Noah è una ragazza dolcissima con il talento per le acconciature. Dopo stato il suo tutorial sulla treccia frontale, per divertimento, diciamo, non avrebbe mai immaginato che sarebbe diventato virale. Da allora Noah ha un sacco di amici che amano condividere con lei le loro passioni, così ha chiesto loro di contribuire al suo canale e tutti sono stati veramente entusiasti. Qui dietro ci mostra le 36 bamboline da collezionare. Sono una veramente più adorabile dell'altra, con colori di carnagione diverse, i capelli sempre coloratissimi. E qui dietro mi ricorda molto una pagina di Instagram con gli hashtag anche Instalove, My style, so cute. Io spero tanto di trovare una di queste bamboline con i capelli un po' lunghi e lisci come i miei. Qui sotto, sempre con Noah, con l'asta per i selfie, ci fa vedere che all'interno ci sono appunto 11 sorprese: la bambolina, un pettine, due accessori, quindi la borsa, un accessorio per i capelli, la checklist, quattro adesivi, le scarpe e infine una specie di carta d'identità. Apriamola che non vedo l'ora di scoprire la nostra bambolina. Togliamo la plastica qui sopra. Per aprirla dobbiamo tirare via questa levetta di cartone. Qua c'è uno strappino. Wow, cavolo, quanti colori, bellissima. Qua c'è un bellissimo poster con dietro la checklist che guardiamo insieme dopo per non toglierci la sorpresa. Vi faccio vedere la scatola aperta che sembra un po' un playset. Qui in mezzo c'è la scritta Airdorables con delle tende. Qua ci si può sdraiare e rilassarsi con questi cuscini. Qui c'è un tavolino con un computer, un cagnolino o un gattino. Comunque simpaticissimo. Chissà se tutte le confezioni all'interno sono fatte così.
Comunque di qua ci saranno a quanto pare gli accessori e qui stop, aprire per ultimo che sicuramente contiene la nostra bambolina. Partiamo allora dal numero 1 che è fatto così con questi strappini, che è una specie di vaschettina. Qui sopra c'è stampata una bellissima bambolina. Apriamola che scopriamo il primo accessorio. Eccolo qui, è un pettine argentato con, guardate, degli adesivi con cuoricini, stelline e rombi. Passiamo al numero 2, vediamo. Anche qui c'è un'altra vaschettina. Qui c'è un'altra vaschettina con la scritta di arricciare. Qui ci sono all'interno degli adesivi e sembra il retro e il davanti di un tablet, di un telefonino, insomma. Nel numero 2 abbiamo trovato le scarpe, guardate, sono un po' sportive con dei lacci gialli, dal colore sembra che si illuminano al buio e ci sono delle alucce molto carine laterali. Passiamo ora al numero 3, un'altra bambolina bellissima con Love Your Style. Qua credo che ci sia dentro la borsetta, proviamo. Qui abbiamo trovato all'interno un adesivo che è una fotografia con queste due bamboline con le trecce, infatti l'hashtag è Braids Rule. E qui guardate che carino, sembra una borsetta che è in realtà un unicorno, troppo carino, guardate. Passiamo al livello numero 4, che è un po' più grande delle altre vaschette. Nel numero 4 c'è questa vaschettina che è un po' più grande rispetto alle altre e ci dice puro genio. Apriamola, vediamo. No, cavolo, guardate che accessorio dei capelli c'è uscito! Quello della bambolina unicornosa! È il suo cerchietto! Qua c'è un'altra foto con due bamboline fantastiche con in mano dei cookies, dei biscottini e ci dice hashtag sweet. Quindi guardando qui dalla lista abbiamo trovato quasi tutto, quindi il pettine l'abbiamo trovato, la borsetta a forma di unicorno con il cerchietto unicornoso, i quattro adesivi, la checklist, le scarpe, ci manca ancora la bambolina naturalmente con la carta d'identità. E quindi direi di aprirla. Qui c'è Noah che ci dice: guardiamo cosa c'è nell'aria. Tiriamo via la pellicolina. Che carina! È bellissima! Vediamo. Oh, ha una coda. Di viso è stupenda, ha degli occhioni verde acqua. È fatta veramente molto molto bene. Guardate, i capelli sono proprio dei colori che io adoro: bianco, rosa, lilla. Sono stata super fortunata. La magliettina è di colore verde acqua con stampato un unicorno. Anche i calzoncini sono simpaticissimi, di raso, metà lilla, metà gialli. È scalza. Le infilo tutti gli accessori che abbiamo trovato, così vediamo come diventa. Ed eccola qui, pronti ragazzi. Ma guardate, i capelli sono favolosi, proprio adorables. Le ho messo il cerchietto e anche la borsetta. E per finire le sue scarpe con le ali, dove sotto non so se riuscite a vederli, ma ci sono degli unicorni. E abbiamo trovato Willow! Guardate come è scritto bene con il finale che sembrano le ali appunto dell'unicorno. Il suo colore preferito è il verde menta. Vuole diventare una fashion designer e il suo motto è lo stile è uno stato mentale. Questa però è un'altra versione della nostra Willow, come la vediamo qui dietro, che credo che sia la tessera di un puzzle. Possiamo finalmente guardare la nostra checklist. Guardate quanto sono belle. Qui c'è la nostra Willow. Guardate anche le altre, troppo carine, bellissime, tutte coloratissime, super fashion. Non mi ero accorta che questa è una forcina per capelli. Qui dietro c'è tutta la collezione, guardate, e di ciascuna bambolina ci sono tre diverse versioni. Ecco qua la nostra, noi abbiamo trovato Whimsical Willow. Diciamo che è la versione più sportiva e tra le tre è quella che preferisco di meno, preferisco i look un po' più romantici. Ve le faccio vedere tutte, così mi fate sapere qual è la vostra preferita. E guardate,
Qua ce n'è una speciale. Infatti, guardate qua la leggenda, ci sono anche quelle rare e ultra rare. Concludendo, mi sono divertita tantissimo ad aprire questa Ardorable. La trovo una valida alternativa alle LOL che piacciono tantissime e anzi sono anche più grandi, più ricche, mi piacciono veramente tanto. Credo che ne comprerò sicuramente delle altre. Mi piace il fatto che si possa utilizzare la scatola come playset, quindi per giocare. Devo farvi notare che togliendo la plastica, qua dietro vedete sembra un armadio. Anche dietro e dentro vedete all'interno i vari numeri che abbiamo tolto. Fatemi sapere se vi piacciono anche voi, se le avete già comprate, se le comprerete, qual è la vostra preferita. Ci vediamo la prossima volta con un prossimo video. Vi mando come sempre un bacione, un saluto da Wonderstepi. Ciao!